Allora, Cristiana, tu sei un'attrice famosa, conosciuta. Per me sei la figlia della Carogna. Hai capito? Sì, la bravissimo. Ma insomma, sei una persona di successo che però puoi essere, questo è una cosa che a me fa piacere pensare, immaginarmi, assieme a me e ad altre persone, insomma, anche di buoni testimoni di qualche cosa che va oltre proprio questo nostro mestiere. A me interessa parlare della donna, dell'appassionata sportiva che si spende in un terreno non suo, anche se un po' è tuo, no? Perché tu giochi a calcio. Sì, sicuramente è un terreno di passione per me il calcio, assolutamente. Che ruolo giochi? Sarei, così aspirando poi a farlo bene, sarei un esterno destro, diciamo, una figura, se vuoi, un po' all'Antonio Cabrini. Poi questo piacere ogni tanto dalla difesa di andare in avanti, fare un cross per far segnare o segnare. Questo sarebbe proprio il massimo dell'aspirazione. No, invece che il bell'Antonio, la bella Cristiana. Se avessi il suo piede sinistro e o anche eventualmente il suo destro, sarebbe bello. Tu sei vicepresidente della Lega. Sì. Un ruolo molto importante, sì, un ruolo molto importante. Ma anzitutto la Lega Pro è una realtà molto importante perché è un po' la base del nostro calcio. C'è la Lega Nazionale Dilettanti, ma poi c'è la Lega Pro che è il primo contatto che un calciatore ha con il mondo professionistico del calcio quando ha l'opportunità di giocarci, ed è anche una Lega che è molto presente sul territorio. Abbiamo 60 club che rappresentano un pochino tutto lo stivale. Siamo divisi in tre gironi che attraversano l'Italia, quindi siamo un po' la Lega, se vogliamo, dei campanili, quindi di questo sfottò che la maggior parte delle volte nei nostri casi rimane esattamente uno sfottò tra i club che si incontrano e dall'altro lato il lavoro che questi imprenditori fanno sul territorio. Abbiamo nell'ultimo anno e mezzo iniziato un percorso di trasparenza cercando di togliere l'opportunità a quelli che io chiamo i furbetti del quartierino, di arrivare nel calcio professionistico, quindi questo ci consente questa stagione 19-20 come una stagione nella quale avremo poche sorprese, per cui la Lega Pro sarà tutta sul campo, cioè sarà tutta concentrata nei risultati agonistici di grandi club. Abbiamo club con una lunghissima storia, abbiamo un girone C pieno di club importanti, così anche un girone B, un girone A, quindi siamo molto contenti. Il mio ruolo è quello di fare il vicepresidente, è un ruolo a titolo gratuito. Quindi è il luogo dove io impiego le mie forze quando sono lontana dal lavoro. Ho sperato di poter portare comunicazione ed è arrivata. Sto lavorando sulle mie deleghe, che sono da un lato la digitalizzazione della Lega Pro, quindi il desiderio da un lato di incontrare il mondo dei giovani che è al mondo del digitale che per la maggior parte del proprio tempo si dedica, e dall'altro di spostare all'interno del nostro conto economico, da costo a ricavo, la voce digitale, e poi di occuparmi di giovani. Faccio anche parte della commissione del settore giovanile scolastico in FIGC. Questo è un tema che mi piace affrontare e soprattutto vedo che interessa e ci mette un po' così, dà anche un po' di energia a queste nuove generazioni che, dal mio punto di vista, hanno molto più da dire rispetto a quello che noi vogliamo pensare. Due temi rispetto a questo ruolo: la digitalizzazione, come hai detto tu, e come le nuove tecnologie possono aiutarci a vivere questo momento di grande transizione come un'occasione, dal tuo punto di vista, in questo ruolo. Allora, diciamo che per quanto riguarda la Lega Pro, la digitalizzazione vuol dire anche dotarsi di un'identità unica, perché questi 60 club rappresentano delle storie totalmente diverse. Abbiamo un numero di abbonati completamente diverso da club a club, quindi abbiamo bisogno anche di presentarci sul mercato, perché parliamo anche di marketing legato alla voce digitale, chiaramente per la speranza che abbiamo anche di trovare uno sponsor per la nostra maglia, quindi di fare un percorso anche con un'azienda che crede nel popolo della Lega Pro, nel popolo della Serie C. E quindi questo è quello che rappresenta per noi il digitale, ma certamente il digitale invece nella vita dei ragazzi rappresenta un elemento che va capito. Noi, per esempio, teniamo ogni tanto dei workshop all'interno dei quali dobbiamo raccontare anche in che modo cambia il corpo dei giovani in relazione al device. Quindi questo vuol dire che interviene non solo a livello intellettivo sulla vita dei ragazzi, ma il device interviene da un punto di vista proprio fisico, e questo per un atleta calciatore è un elemento di grande importanza da tenere sotto controllo.
La tecnologia, dal mio punto di vista, è uno strumento molto utile alla vita dell'essere umano, però va capita, va governata. Non dobbiamo essere governati dalla tecnologia. La tecnologia deve essere messa a frutto del, come dire, deve essere un elemento che è messo a valore dell'essere umano. Torniamo per un attimo invece al calcio, questo ruolo nella Lega Pro. Più di un miliardo di persone seguono il calcio nel mondo. Quanto importante può essere questo veicolo per continuare a investire in un ruolo della donna nel mondo? Lo sport sappiamo che tante volte può essere un veicolo molto importante in termini di comunicazione, ma anche di contenuto. Io di recente ho conosciuto questa ragazza che fa l'arbitro di rugby e ho trovato una storia straordinaria, una personalità tra l'altro molto, molto brillante. Ah, lo credo bene. Ecco, da questo, cioè, tu pensi che questo tuo ruolo possa dare un contributo in tal senso? Cioè, incominciare a interpretare appunto il ruolo della donna? Mi chiedevano, per esempio, no? Dice, ma è importante, tutto è importante, le quote rosa, ma in realtà l'ideale è arrivare a un momento in cui non c'è più una distinzione, non occorre più dire che uno è di un sesso o di un altro. Questo ruolo, quanto può aiutare questo tuo ruolo? Ma non solo il mio ruolo può aiutare a portare, diciamo, le donne nel mondo del calcio, ma il mondo del calcio è pieno di donne, non sono donne che occupano dei ruoli politici, magari non sono delle donne che occupano dei ruoli apicali o di vertice, ma ci sono delle donne che tengono in piedi la Federazione Italiana Gioco Calcio, così come tante altre federazioni, proprio da un punto di vista operativo. La mano femminile è presente, c'è ed è molto valida. Io credo che da un punto di vista politico... Però manca ancora tanto da fare, perché se tu pensi che, per esempio, le donne non possono fare le professioniste, non va bene. Il tema ha a che fare con il mercato. Il percorso che la donna sta intraprendendo è un percorso che va in quella direzione. Sono in effetti delle professioniste, però il professionismo deve seguire parallelamente all'opportunità di andare verso il professionismo, perché se si va verso il professionismo in un momento in cui il mercato ancora non è pronto, in realtà si blocca lo sviluppo del sistema del calcio femminile. Quindi bisogna dare una mano a queste ragazze, che sono assolutamente delle professioniste, ed è l'afflato giusto andare in quella direzione. Però poi dobbiamo fare i conti con il mercato. Il sistema calcistico è un sistema, la Serie A di calcio italiana, che è una delle serie maggiori a livello mondiale, perde. Quindi da un punto di vista economico dobbiamo tenere bene in considerazione che tipo di futuro diamo al calcio femminile se oggi puntiamo sul professionismo senza accompagnare le donne verso il professionismo con un percorso che si stabilisce tra la federazione e il governo, perché di questo si tratta. Lo sport, almeno il calcio, per ogni euro investito ritorna di 17 volte il ritorno sull'investimento. Quindi questo vuol dire che è un territorio assolutamente nel quale investire, non solo nel quale investire perché ci consente di riavere indietro delle economie importanti, ma anche perché è un luogo di formazione. Noi abbiamo la necessità di parlare ai giovani, non esistono più le case del popolo, non esistono più le chiese con la possibilità tra i Boy Scout, chiaro, e la piccola parrocchia di tenere insieme, certo, i bambini al pomeriggio. Una squadra di calcio che fa formazione non solo da un punto di vista calcistico, e noi in Lega Pro lo facciamo molto con le nostre rappresentative a livello nazionale, noi facciamo formazione dell'essere umano, noi restituiamo alla società degli esseri umani che attraverso lo strumento del calcio sono formati ad un metodo. E questo è molto importante ed è un elemento che va considerato. Il lavoro del formatore è un lavoro che si può esprimere tramite la formazione agonistica, tramite una formazione tecnica, ma di base ci deve essere una formazione dell'essere umano. Ed è una cosa che i nostri club hanno ben presente, quindi il lavoro che fanno sul territorio è molto importante. E qui la donna, perché è importante? Perché la donna ha un modo, secondo me è questa la seconda fase. Cioè oggi siamo entrati all'interno dei consigli di amministrazione. Ci sono delle donne, l'Angela Merkel, che è cancelliera tedesca, credo, da quasi 20 anni. Però è lo stile femminile che deve arrivare al potere. Certo. Perché se la donna arriva al potere e propone uno stile maschile, sarà sempre più vincente un uomo, perché ce l'ha sulle gambe. Invece la donna deve portare la sua capacità, una capacità di ascolto, è una capacità di essere accogliente, di mettere insieme le parti. Non siamo più nell'epoca della divisione, non si può dividere più, si deve mettere insieme. Anche perché è così divisa la società che l'unico modo per cercare di portare concretezza e per cercare di, in un certo senso, costruire dei progetti e metterli a terra è quello di mettere insieme le parti e cercare di trovare un punto che è un punto ragionevole.
Perché Angela Merkel, dal mio punto di vista, ha fatto una iniziale campagna per la propria elezione straordinaria? Perché è andata ad ascoltare tutte le categorie professionali tedesche. Germania è una delle nazioni con le più grandi industrie. Le ha ascoltate tutte, le è stata in silenzio, ha ascoltato. Questa è una cosa che non fa nessuno, nessuna persona riesce ad ascoltare, perché siamo mossi dal desiderio di fare, di dimostrare, però prima devi ascoltare, devi accogliere. Ecco, questo secondo me è una cosa molto femminile. Per cui quello che dico, abbiamo fatto un convegno con l'Associazione Italiana degli Avvocati dello Sport, proprio sul tema della donna. La donna è lì, però deve portare la femminilità lì, perché solo questo farà la differenza, perché altrimenti saremo sempre delle donne che scimmiottano gli uomini e che sono perdenti rispetto agli uomini. Allora, interessante quello che tu mi stai dicendo. La base di questi incontri, del mio lavoro, è quello di trovare analogie tra cose diverse, e se ne trovano molto, molte nel mondo dello sport. Praticamente, se ho capito bene, tu stai dicendo come si crede nel mondo dell'impresa, che la donna non deve provare a ricalcare dei modelli maschili come tentativo di forma di successo, ma deve proporne dei propri, e io mi trovo veramente in grande assonanza con questo criterio, perché avendo un figlio che ha giocato a calcio, adesso gioca negli Stati Uniti a calcio, uno dei problemi più grandi che ho riscontrato, chiaramente ho visto con grande favore il fatto che lui si appassionasse anche a uno sport come, insomma, una parte formativa della sua vita importante, come ci fosse un problema anche di tipo culturale nella formazione di questi ragazzi, perché poche volte si dava attenzione a tutto quello che c'è attorno, certo, al gesto sportivo. Un problema che ha a che fare anche con l'educazione, ma non l'educazione solo dei ragazzi, l'educazione anche dei genitori. E in questo senso il mondo femminile può portare qualche cosa di molto innovativo, no? Perché ma è quello che stiamo vedendo. Queste ragazze, quando giocano a pallone, le nostre, diciamo, le ragazze mondiali, quindi che hanno giocato il mondiale nel 2019, il mondiale di Francia, le nostre ragazze della Serie A e della Serie B femminile, riescono a avere attorno un tifo che sugli spalti è mischiato tra club e club, ci vanno le famiglie, ci vanno i bambini, è un tifo diverso, è un modo di stare sul campo diverso, che porta a un tifo diverso. Quindi la cosa che dicevo prima a proposito del potere femminile, che deve esprimere la femminilità quando va al potere, è quello che sta accadendo al calcio femminile. Il calcio femminile sta proponendo un diverso tipo di calcio. E questo non perché molti che sono un po' scettici sul calcio femminile dicano il calcio femminile non è veramente calcio perché il ritmo del gioco, la velocità del gioco. No, non è questo, sono delle critiche, sono delle valutazioni nelle quali non voglio entrare, ma proprio perché loro sono in grado di portare uno stile diverso e ci stanno raccontando che cos'è la donna, e ce lo sta raccontando una donna che ha scelto di giocare a calcio, quindi che fa due cose insieme: ci racconta lo stile del potere femminile e ci racconta un nuovo stile di donna. Torniamo per un attimo al tema dei parallelismi e delle analogie, insomma, di questa osmosi che, insomma, gente come noi cerca, sì, nella propria vita come fonte di stimolo e di arricchimento. Quanto del tuo mestiere ti ha influenzato? Cioè, io per esempio faccio una notazione. Trovo che un passo in avanti concreto potrebbe essere, parlando delle donne nel mondo dello sport, quello di avere più ruoli all'interno delle federazioni. Questo permetterebbe, appunto, un'osmosi e un arricchimento culturale che avvicinerebbe a tutte le considerazioni che tu stai facendo. Ecco, la domanda può sembrare complicata, in realtà è molto semplice. Quanto della tua esperienza personale, il tuo mestiere, ti sta aiutando nel fare questi ragionamenti? Ma diciamo che il mio mestiere mi aiuta in maniera indiretta, perché io faccio, come diciamo, mestiere principale quello dell'attrice. Quello dell'attrice è un mestiere che ti chiede ogni volta di essere diversa e ogni volta di incarnare un valore diverso che è rappresentato dal personaggio che stai interpretando. E quindi ho ben presente
la forza dell'immagine, ho ben presente l'idea che servire un valore grande ti fa grande, per cui io cerco di scegliere cose che sono difficili per me perché ancora non le ho sperimentate, di cose nelle quali riesco a mettere dentro un valore. Vedi che io, parlando di calcio, parlo di formazione, di giovani, di futuro. Quando parlo di tecnologia parlo, rimettiamo al centro l'essere umano, riusciamo a fare in modo che la tecnologia sia uno strumento utile per tornare a parlare dell'essere umano. Io la prima volta che ti ho incontrato, eravamo, se tu ricordi, a Venezia, al Festival del Cinema, ero con mia figlia, aveva allora 12 anni Agnese, adesso studia negli Stati Uniti, ma insomma, ha fatto un liceo classico, e mi è capitato molte volte di parlare dell'importanza dei classici, no? Di chi sa risolvere i problemi senza avere un database, no? E di come noi abbiamo un patrimonio straordinario da questo punto di vista. Mi sembra di aver capito che questa è anche una tua forte convinzione. Assolutamente sì, io ho fondato un'associazione con Andrea Pezzi, che è il mio compagno, ma prima di essere il mio compagno è un imprenditore, un uomo che stimo molto, con altri amici, proprio perché crediamo, l'associazione si chiama Io Sono, proprio perché crediamo che oggi l'essere umano italiano in particolare possa fare la differenza a livello mondiale, proprio perché rispetto agli altri paesi nel mondo ha questo bacino straordinario di cultura, cioè ritornare alla cultura dei classici significa dotare l'essere umano nell'era digitale di strumenti straordinari. La nostra cultura è una cultura che ha, come dire, alimentato anche movimenti politici. Il Rinascimento era il movimento politico attaccato all'umanesimo, l'umanesimo che rimette l'uomo al centro. Quindi tornare a ragionare sull'essere umano, proprio nel momento in cui tra il transumanesimo e la robotica umanoide si ragiona del postumano. Perché oggi il problema delle masse, mentre una volta era quello di essere sfruttate, oggi il problema delle masse è non essere più sfruttate, perché potremmo sostituirle completamente. Quindi dobbiamo tornare a capire qual è, uso una parola inglese, lo skills, non mi piace, però le skills dell'essere umano, cioè che cos'è l'essere umano. Ma vedi, tutti i temi che abbiamo toccato oggi alla fine, che possono riguardare il mondo dello sport, la relazione tra il mondo maschile e il mondo femminile, l'impresa, il fare, questa iniziativa tua e di Andrea, no? Che ha a che fare con immaginarsi una sorta di giving back, alla fine gli antichi ci riconducono tutti a uno stesso pensiero, che è quello che alla fine le soluzioni le troviamo se continuiamo a lasciare l'uomo al centro, l'uomo come individuo. Assolutamente. Questo è assolutamente vero oggi più che mai nel mondo delle imprese, ma io ti potrei anche dire che in qualche maniera il mio mestiere, lontano dalle attività di famiglia, è nato proprio nel cercare delle correlazioni. Non si faceva allora all'inizio degli anni 90 tra dei settori diversi, ma alla fine non c'erano dei grandi algoritmi che stavo cercando, che mi convincevano, c'era semplicemente riconoscere che alla fine l'uomo è al centro, per cui anche nel mondo di un'impresa, così come nel mondo di una famiglia, così come nel mondo di una relazione tra uomo e donna, bisogna tornare ai fondamentali, perché alla fine l'uomo tende a comportarsi sempre nella stessa maniera ed è proprio là dove dobbiamo trovare gli eventuali correttivi. Ma sì, poi questa storia degli algoritmi mi fa abbastanza paura, perché attendere, essendo più precisi di noi ed essendo certamente meno inclini all'errore di un essere umano, ci impediranno l'esperienza dell'errore. Non potremo più sbagliare, non saremo più liberi di sbagliare. Questo è, dal mio punto di vista, è un blocco alla crescita dell'essere umano. Io dai miei errori ho imparato moltissimo, non rinuncerei mai a nessuno dei miei errori, dolorosi, dolorosissimi. Se tornassi indietro mi piacerebbe, perché oggi sono un essere umano diverso, tornare indietro per potermi comportare diversamente, perché magari provi imbarazzo, vergogna, non avevi degli strumenti, però magari ti perdoni. Però quello è stato il momento fondamentale in cui ho capito delle cose che oggi sono la mia esperienza. Se mi togli la possibilità di sbagliare, ed è la cosa della quale gli esseri umani hanno maggior paura, saremo degli esseri umani assistiti, non so come dire, dalla tecnologia, ma tolta la tecnologia, la sostanza dell'essere umano non c'è più, non c'è. Sai, tra i vari messaggi che cerco di promuovere, quello che i giovani sono quelli che hanno fatto la differenza, le grandi invenzioni le ha fatta gente con meno di 30 anni.
C'è anche il messaggio che vale sempre nel mondo dell'impresa, in tutti i nostri mestieri, che tante volte si è partito da degli errori, da delle intuizioni, da dei sogni, per cui se smettiamo, smettiamo il progresso, quindi dobbiamo anche accettare i momenti meno tristi, questo in tutti i sensi, personalmente, individualmente, ma anche come società. L'importante è che poi, appunto, tenendo l'uomo al centro, guardiamo con un sorriso quello che ci aspetta, soprattutto pensando ai nostri figli, non credi? Sì, poi penso che le nuove generazioni siano, diciamo, generazioni che hanno bisogno di un confronto con le vecchie generazioni, che quindi le vecchie generazioni, la tua generazione, le persone più grandi di te, debbano prendersi delle responsabilità, soprattutto se sono in grado di farlo perché hanno dei valori, perché hanno uno studio, perché hanno una competenza, perché sono appassionate a tematiche, sono quelle delle quali stiamo parlando. Perché è necessario, il concetto del maestro per me è necessario, cioè nella vita trovare delle persone che possono, il concetto del mentor è fondamentale, perché hai la possibilità di essere un po' preso per mano quando entri nel mondo del lavoro, quando ti affacci alla vita, cercare di evitare degli errori. No, io sono una fan degli errori, te l'ho detto, però alcuni che potrebbero non essere... Quelli gravi. Dire, esatto, che potrebbero segnarti per sempre. Pensati, il discorso del rettore di Harvard, quando mi sono laureato, era proprio basato su questo concetto, quello di dire approfittate di questi primi anni in cui chiunque vi darà un consiglio senza vedervi come un competitor. E questo è fondamentale. Ma sai, ritornando alle analogie, a quello che ho imparato anche nel mondo dello sport, io sono maestro allenatore di sci, sono istruttore di kitesurf. Se uno mi chiede quali sono le cose più importanti che ho imparato, oltre a provare a fare meglio le cose che mi appassionavano come hobby, è stato quello anche di capire i miei figli, no? Capire le loro età formative. E il riassunto di tutto, che mi sembra sia contenuto nel tuo ragionamento, è quello che alla fine noi dobbiamo non solo aiutare, dobbiamo insegnare, ma dobbiamo essere un buon esempio, perché quando vai alle basi di imparare uno sport, per esempio, la natura umana di un ragazzino, di un piccolo allievo, è quella di partire sempre dall'imitazione. Ma l'imitazione è fondamentale, si impara a camminare guardando per imitazione. Io sono poi sempre colpita da la storia delle suore e dei preti, che in realtà dedicano la propria vita, hanno fede chiaramente, però dedicano la propria vita e il proprio amore ad un valore, al Cristo, e questo gli consente di vivere una vita nella quale fanno costante proiezione di valori all'interno di questa figura che li tiene tutti i valori, perché forse è la figura più alta della cultura occidentale, per cui anche questo può succedere ai ragazzi, cioè non solo i genitori possono essere una prima fonte di educazione molto importante per i valori che trasferiscono ai ragazzi, per questo principio dell'imitazione, ma anche poi scegliersi dei riferimenti fuori dalla famiglia che possono essergli utili come corrimano per poi muoversi all'interno della società. Pensati che di recente ho incontrato il nuovo vescovo di Treviso. Lui ha avuto una vocazione tarda, mi ha spiegato, laureato alla Bocconi, insomma, ecco, lui ha trovato questo amore e questo significato da dare alla sua vita tarda. E tra i vari elementi che mi sono rimasti impresso, insomma, lui mi ha raccontato la sua storia, c'è quella che lui ha un fratello che insegna a Duke, intelligenza artificiale. Allora gli ho chiesto come vedeva. E lui mi ha detto, ma ho chiesto a mio fratello, e lui alla fine mi ha detto che l'uomo alla fine può sempre staccare la spina. Mi sembra una sintesi perfetta. È l'uomo che sceglie, certo. Grazie di tutto. Grazie, Alessandro. Ciao.